delle canzoni fa il fine dell'88-89, Andrea Marcellini, Prato Ballini, Ivan Sottorizio, Giuseppe Bianco, Francesco Fiorini, Leone Russo, Alletto di Cara, la grande squadra, Daniele Bianco, Prato in piazza del popolo. Si chiude così l'ingresso dei 20 gruppi storici partecipanti alla Tenzone Aurea. Li ricordiamo ultimamente tutti assieme per un applauso comune. Si sfideranno Sestiere Porta Maggiore Ascoli Piceno, Sestiere Porta Romana Ascoli Piceno, Sestiere Porta Solesta Ascoli Piceno, Sestiere Porta Tufilla Ascoli Piceno, Borgo San Lazzaro Asti, i Carlinati Carovigno, Cittareggia Cava dei Tirreni, Città Murata Montagnana, Associazione Rioni Copparo Ferrara, Ente Palio Ferrara, Contrada il Ponte Forte dei Marmi, Contesa Estense Lugo, Terzieri Massetani Massa Marittima, Megliadino San Vitale, Casa Normanna Motta Santa Anastasia, Rione Lama Oria, Rione San Francesco Pescia, Palio dei Mici Querceta, Gruppo Sbandieratori Balestrieri Volterra, Sbandieratori Musici Palio del Niballo Faenza. Un benvenuti a tutti! Sono schierati tutti i 20 gruppi che prenderanno parte alla 32esima edizione della Tenzone Aurea. Ora un momento particolare, invito la regia a far partire il filmato a ricordo di un grande atleta del Rione Nero, Luca Beoni. I can read your mind. I can read.
Questo filmato con un premio, la famiglia ha voluto ricordare Luca Leone, scomparso 2 anni fa, ma come ha ricordato Rodolfo, ancora qui tra noi, tra poco vedremo in anteprima il premio, che è un concorso stato fatto per l'istituzione di questo premio, che la federazione, il gruppo sbandieratori di ballo, la città di Faenza ovviamente ha accolto e che sarà consegnato al vincitore della gara del singolo. Tra poco vedremo questo bellissimo premio, tra l'altro le opere di questo concorso saranno esposte nel Salone delle Bandiere nei prossimi giorni, per alcune settimane potranno essere viste e si circherà nella Sala delle Bandiere del Comune di Faenza. A questo punto invitiamo quindi ad entrare lo squillo di Chiarine prima, poi il gonfalone della Federazione, il gonfalone di Giusy Polverino, che è stato scelto anche questo dalla federazione, che quest'anno andrà a premiare il gruppo vincitore della combinata e il premio dedicato alla memoria e al trofeo dedicato a Luca Beoni. Dimostrato da chi ha conosciuto Luca con pensieri o gesti per la sua famiglia, continua a rappresentare una continuità, un legame con un figlio, un nipote, un cugino, che non c'è più fisicamente, ma in qualche modo si può respirare e sentire ancora con intensità, soprattutto le relazionarsi con le sue persone più care, con la sua vita di presenza, finché con la sua perdita. In virtù di questo sentire, la famiglia di Luca ha istituito un premio speciale da donare al miglior simbolista della Tenzone Aurea, il trofeo a chi vince i due grandi amori di Luca: da un lato le bandiere, le gare, i rioni, dall'altro l'arte, l'insolito, la creatività, il guizzo e il genio. Per lui rappresentati dallo studio presso la Laba di Rimini, nasce così il premio Luca Beoni. Ecco il gonfalone della TIS portato da Fausto Brugnoni, il gonfalone realizzato da Giusy Polverino, che andrà
al rione vincitore della combinata, il premio realizzato dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Rimini grazie a un progetto finanziato dalla famiglia di Luca con patrocinio del Comune di Faenza della stessa FIS, ispirato ai temi delle bandiere, dei rioni, della nazionale e di Luca stesso. Il progetto vincitore di Veronica Amadori è stato consegnato in questo momento alla Presidente della Federazione Italiana Sbandieratori, Antonella Porrubo, che lo consegna alla signora Liviana Nannetti e Maurizio Beoni, in rappresentanza ovviamente genitori di Luca Beoni. Naturalmente in questo passaggio ideale di consegne la creazione dell'artista va a colei che lo ha pensato, forse lo ha sognato ancora prima di vederlo realizzato, e viene consegnato poi a colei che se ne farà tramite per consegnare al vincitore a nome della federazione. E, vabbè. Sono quei momenti particolari in cui è molto difficile, perché pensare che questi ragazzi più o meno, cioè tutti ci hanno sbandierato con o contro, quindi alla fine ragazzi lì in mezzo a uno dei vostri costumi trovatelo voi. Va bene? Con l'immagine da avuto anche lui che è impegnato nell'inaugurazione dello stadio dello Shakhtar Donetsk in un'uscita della nazionale della federazione, quindi è stato conosciuto Luca anche da tanti rappresentanti dei gruppi qui presenti. A questo punto nuovo filo di Chiarine, riprendiamo il filo della manifestazione e passiamo un altro momento toccante anche questo, perché presentiamo gli Altieri Faentini che nel 1968 erano presenti a quella seconda edizione dei campionati italiani che si disputarono sempre il 7 e l'8 settembre, ma nel 1968, e che questa sera si presentano ai giovani, tanti qui presenti, dei 20 gruppi che prenderanno parte invece all'edizione numero 32. Direi di presentare Rodolfo per prima i tamburini, prima lo squillo di Chiarine come tradizione Faenza, poi presenteremo i quattro tamburini che andranno a prendere posizione qui davanti al palco sotto lo schermo principale. A precedere gli Altieri Bandieranti sono quattro degli allora tamburi che rappresentarono Faenza, Palio del Niballo e i campionati italiani. Sì, si tratta di Pierpaolo Conti, personaggio che credo del Rione Bianco, sì, tamburino storico, da sempre l'accompagnatore delle coppie vincitrici storiche dei tempi appunto degli inizi degli anni fine 60, inizio 70, quindi da quelli non giusti per Paolo Conti, non si sbagliava mai. Sì. Poi abbiamo altri due rappresentanti del Rione Bianco, Maurizio Sandrosi e Mario Graziani. Anche loro dello stesso periodo accompagnavano il singolo, accompagnavano più spesso perché era grande la piccola squadra, e c'è qualcuno che invece... E poi c'è Luciano Del Borgo del Rione Verde, entrato nel Rione nell'autunno del 67, dopo pochi mesi partecipò ai campionati italiani, atleta fino al 76, con giudice di 16 dirigenti. Ha avuto l'onore di alzare la coppa combinata per Faenza e Chiarine di Carovigno e a Volterra. E abbiamo tre rappresentanti. Quindi vedo Luciano Del Borgo, Mario Graziani e Paolo Conti al terzo. Numerose trasferte del gruppo sbandieratori Faentino, tra quelli a Strasburgo,
in occasione della consegna Penta del premio Comune d'Europa. Passiamo ora alla presentazione invece degli altieri. Gli altieri che chiameremo uno per volta, proviamo a alternare, poi vediamo un po'. Bene, allora, nel 68 c'erano, potremmo chiamarla così questa parte, Angelo Patuelli. Una coppia a Faenza 1966 con Gianluigi Arboletti. Ai campionati italiani a Faenza del 1968, secondo classificato nella piccola squadra, terzo classificato grande squadra. Rione Bianco. A seguire, Franco Tassinari, Rione Bianco. Dal 1966 al 1970, coppia a Faenza con Roberto Patuelli, 67, 68 e 69. Primo classificato a Faenza 67, secondo il mondiale di Arezzo della coppia del 67, secondo della coppia, secondo della piccola squadra, terzo della grande squadra dei campionati italiani a Faenza del 1968. Rione Giallo, Giancarlo Lavaglioli. Eccolo che arriva. Giancarlo Ravaglioli di Rione Giallo ha disputato 5 gare a coppia vincendo nel 65 con Bruno Porri accompagnato al tamburo da Riccardo Casadio. Ha partecipato agli anni 60 a numerose trasferte del gruppo sbandieratori Faentino, Montpellier, Dubrovnik. Nei campionati del 68 in coppia con Testa Valerio si qualificò a quarto nell'eliminatoria ma non ha messo le finali perché è quarta coppia Faentina. Ugo Burmanelli, Rione Bianco, dal 1965 al 1970 al Fiere della Barriera, terzo classificato con la grande squadra ai campionati italiani di Faenza del 1968. Rione Nero, Tiziano Amadei, ha partecipato ai campionati italiani del 1968 a Faenza nella categoria allora in voga della coppia acrobatica. Gianluigi Arboletti, Rione Bianco, dal 1965 al 1970, sbandieratore, vincitore coppia a Faenza 66 con Angelo Patuelli, secondo classificato con la piccola squadra e terzo con la grande squadra ai campionati italiani. Rione Verde, Elio Leonardi, sbandieratore molto apprezzato anche se non è mai giunto a vittorie, memorabile secondo posto a Carovigno nel 1972. Oggi ricopre la carica di consigliere del Consiglio dei Saggi del Rione Verde. Gian Domenico Patuelli, Rione Bianco. Campionati italiani, secondo con la piccola squadra, terzo con la grande squadra, sbandieratore dal 65 al 70. Ecco che arriva il Leonardo. Per il Rione Nero Maurizio Papa ha partecipato ai campionati mondiali svoltosi in Arezzo nel 1967 e ai campionati italiani del 1968 a Faenza nella categoria della piccola squadra. Tiziano Casadio, Rione Bianco, sbandieratore dal 1962 al 1970, vincitore di due gare della coppia nel 64 e 65 insieme a Roberto Patuelli. Anche lui un secondo posto con la piccola squadra e un terzo con la grande squadra ai campionati italiani. Ed ecco per il Rione Giallo Valerio Testa. Ha disputato 5 gare a coppie. Ha partecipato negli anni 60 a numerose trasferte del gruppo sbandieratori Faentino, tra cui Strasburgo e Dubrovnik. Per 10 anni ha retto la carica del capo Lione del Giallo, per 6 anni è stato membro del consiglio direttivo della PI, giudice federale, Valerio Testa del Lione Giallo. Fausto Grugnoni, Rione Nero, una vita per la bandiera. Sbandieratore dal 64 al 79 con Rione Nero, con cui vince una coppia, una piccola squadra e un singolo. Entra a far parte del gruppo comunale del direttivo FISB nel 1983. Nell'86 dà vita al primo corpo giudice e gli resta come presidente fino al 92. Nel 93 la FISB gli assegna la presidenza della commissione tecnica e gli scrive il regolamento tecnico.
elabora un nuovo sistema di giudizio per i giudici. Nel 2000 si dimette ed esce dalla FISBE, ma non dal mondo bandiere. Segue il gruppo di Porta Sole Stadi Ascoli, con il quale vince il titolo italiano del 2005. Ricopre la carica di podestà del Palio del Niballo dal 2004 ed entra a far parte della nuova dirigenza FISBE ufficialmente da adesso. Quindi è l'unico ad aver fatto parte di tutte le commissioni federali. Attendiamo ora il rappresentante storico del Rione Verde, Giuliano Banzola. Bandiere simbolo del Rione Verde con la prima vittoria nel campionato del mondo del 1967 ad Arezzo, accompagnato da Pierpaolo Conti del Rione Bianco. Fino agli anni 80 ha ottenuto la vittoria nel 73 come simbolista, accompagnato da Luciano Dal Bongo, consigliere per diversi anni del Rione Verde. Conserva ancora a casa la portata ispirata alle bandiere con cui ha vinto il titolo mondiale nel 67 ad Arezzo. Il più amato dai suoi rionali, il più odiato sportivamente dagli altri quattro, Roberto Patuelli. Rione Bianco. Il campione dei campioni, più rivincitore delle bandiere fino al 2011, era l'unico ad aver vinto tutte le specialità di livello nazionale, ora eguagliato da Baraldi. 68 gare vinte, 12 titoli italiani, un titolo mondiale del singolo. Risultati destinati a restare per molto, molto, molto tempo imbattibili. E a chiudere questa parata di alfieri che c'erano nel 68, Giordano e Giorgio Grigli. I gemelli più famosi del padre del Niballo e della FISBE. Negli anni 60 con i colori del rosso creano un tipo di spagnolata poi riconosciuta come un vero e proprio metodo. In carriera nella specialità della coppia vincono 4 titoli italiani, 2 titoli mondiali nel 67 ad Arezzo e nel 71 a Bologna. E 2 gare in Piazza del Popolo e 2 triangolari a Cossano e Viterbo, sempre accompagnati al tamburo dal compianto. E abbiamo ripercorso davvero una gran bella fetta di storia con questa rimpatriata dei 68, degli eroi della bandiera del 68. E tra l'altro vedete le bandiere del paese, la bandiera della FISBE, e non dimentichiamo che tuttora questi signori sono impegnati a livello federale a svolgere di nuovo di diritti. Sì, infatti Giordano Grillo verremo all'opera domani, probabilmente anche domenica, con gli ispettori di giuria, con gli ispettori di giuria. Sono saliti sul palco tutti questi grandi personaggi del mondo del pallo e del divano, direi della bandiera e dei musici sì. D'Italia, della federazione. Direi che dopo questa fase di presentazione dei gruppi possiamo anche ricordare che in fondo qui abbiamo 3 campioni del mondo ancora in carica. Esatto. Bene, allora a questo punto lasciamo il tempo naturalmente di fotografare questo splendido quadro con tante di bandiere. Sì, direi che a questo punto, se siamo pronti, Rodolfo, diamo via la fase protocolare vera e propria di apertura dei campionati 2012, attenzione aurea 32esima edizione con l'Araldo. E quindi lo studio di Chiarine chiama l'Araldo alla lettura del bando. Sì.
illustrissimi signori della città di Faenza disputare nei giorni della solennità della nascita della Beata Vergine l'attenzione aurea nella piazza del popolo della nostra città. Invitano ciascuna persona, tanto terriera quanto forestiera, di partecipare a questa sfida tra schiere di altieri bandieranti accompagnati dai propri musici con quinte carine e ritmi cadenzati di tamburi. Si contendono il prestigioso vessillo messo in palio per la canzone aurea le seguenti ambascerie: 4 dei sestieri della città di Ascoli Piceno, Borgo San Lazzaro dell'Astigiano, la città del Salento di Carovigno e Urione di Oria, la città di Cava di Tirreni dal Salernitano, la città del Padovano di Montagnana e di Smeliardino San Vitale, le città estensi di Copparo, Ferrara e Plugo con i loro rioni, Forte dei Marmi dalla Versilia, i terzieri della città di Massa Marittima del Grossetano, la città di Motta Santa Anastasia dal Catanese, un rione della città di Pesce dal Pistoiese, la città di Quarceta dal Lucchese, la città di Volterra dal Pisano ed infine i rioni della nostra città di Faventia, preceduti dalla dignità della signoria Manfreda e dai musici della nostra municipalità. Conforme ai capitoli, qualsiasi partecipante sappia quello che dovrà osservare in occasione di questa attenzione aurea. Che vinca il migliore e tutti gliene facciano onore! A questo punto le querine municipali intonano l'inno della FISB. Diamo inizio quindi ai saluti con il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, che ha voluto fortemente i campionati a Faenza. Tutti, con grande piacere porto il saluto della città di Faenza alle autorità qui presenti, sindaci, assessori, rappresentanti delle città qui convenute. Saluto la Presidenta della Federazione Italiana Sbandieratori e Musici e tutti i dirigenti qui sul palco. Come pure saluto voi carissimi atleti e anche ex atleti. Dopo questa sfilata possiamo dire che sbandierare fa bene, vero? Bene, carissimi cittadini qui convenuti, sono molto lieto come sindaco di Faenza di porgere a tutti voi un caloroso benvenuto nella nostra città, un benvenuto per la vostra presenza qui in questa piazza che, come potete vedere, si sta trasformando, come qualcuno oggi ha ben definito, in un razzo vivente. Per 3 giorni con le vostre esibizioni darete vita a una sfida storica tra di voi, tra voi che siete considerati le più importanti scuole della bandiera italiana. Sono dunque molto onorato che dopo 23 anni di distanza dall'ultima volta, qui nella nostra piazza, si ospiti l'attenzione aurea. Dopo le precedenti edizioni anche del 68, dell'89 e anche dell'88 e dell'89. In questa città, la città delle ceramiche, che è in grado di offrire a tutti voi, ospiti qui convenuti, una grande accoglienza, una calorosa accoglienza e ospitalità. Ringrazio dunque la FISB, Federazione Italiana Sbandieratori, per aver scelto
Faenza come sede per questa 32esima edizione dei Giochi della Bandiera. Faenza è una città che dal 59 ha rinnovato la tradizione della bandiera, del gioco del palio del Libano. Un evento che trova nella nostra città i 5 rioni, e li dico in ordine rigorosamente alfabetico: il bianco, il giallo, il nero, il rosso e il verde, insieme al gruppo municipale e all'intero staff organizzativo di questi campionati, trova in loro quel calore, quella passione e quella professionalità che consentiranno certamente a tutti voi di godere 3 giorni immemorabili. Con questo entusiasmo, con questa passione, con questa anche esperienza abbiamo allestito questi giochi che veramente vogliono essere il vanto per la nostra città. Questo canzone, l'abbiamo ricordato anche poc'anzi, costituisce anche un'occasione importante per condividere con voi un gesto di amicizia e al tempo stesso un momento di ricordo per uno di noi che oggi non c'è più. Un giovane sbandieratore di Faenza, Luca Beoni, che a soli 23 anni, dopo circa 2 anni e mezzo fa, il 3 aprile del 2010, è scomparso tragicamente in un incidente stradale. Per lui la bandiera era una grande passione, lo aveva portato a esibirsi nelle più importanti piazze, aveva vinto praticamente tutte le gare, escluso una, il singolo. Ed è per questo che insieme con la FISBA si è deciso di assegnare al miglior singolista di questa edizione dei campionati italiani un premio speciale, un trofeo intitolato proprio a Luca, per ricordare il suo desiderio di vita piuttosto che la sua dolorosa scomparsa. Ecco, con questo augurio, con l'augurio che questa edizione dei campionati siano un'occasione veramente importante per voi, sia dal punto di vista agonistico, sia dal punto di vista della convivialità, della crescita sociale tra di voi, vi do dunque il benvenuto della città di Faenza. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati affinché questi giochi potessero venire a compimento. Non mi metto più io a delincarli perché verranno citati una unica volta. Grazie e buon gioco a tutti. Invitiamo il sindaco a rimanere qui sul palco, qui davanti c'è quello schermo gigante, che magari ha annunciato prima, tra poco avverrà un passaggio importante da Bra, il testimone dei campionati 2012 a Faenza. Invitiamo per la prima di questo importante scambio le chiarine del gruppo municipale a intonare l'inno della FISBA. A questo punto, come abbiamo annunciato, il passaggio di testimone dei campionati, presente qui sul palco Massimo Lampugnani, rappresentante del sindaco di Bra, Bruna Sibille, città che ha ospitato la tensione aurea nel 2011, e verrà il passaggio del testimone al sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi. Ecco Massimo Lampugnani, il rappresentante di Bra. E con questo viene ufficialmente sancito il passaggio di testimone, come ci può relazionare lo stesso Massimo Lampugnani. Allora. Sì, questo è un omaggio, un dono che il gruppo Terza Baudo della città di Bra ha voluto fare alla federazione. Non è un trofeo, è proprio un simbolo, è un certo di dite.
di oltre 50 anni, che rappresenta e caratterizza un po' tutte le regioni italiane. Questo è stato fatto proprio così per far sì che in tutte le città che organizzano i campionati potesse rimanere un segno. È un segno quindi che da Bra per la prima volta si sposta qua a Faenza e Faenza a sua volta lo porterà dove ci saranno i prossimi campionati. Sopra questo trofeo ci sono tutti i simboli dei vincitori dei campionati, dal primo campionato fino a quello dell'anno scorso, quindi si dovrà continuare, è un modo anche per ricordare sempre nella storia tutto questo pianeta così bello e affascinante degli svendoratori. Grazie mille a Massimo Rampuglieri, che ricordiamo la presentazione del sindaco di Bruna Civile e che ha di fatto passato il testimone come, non dimentichiamo, che questo è un fondamento all'Olimpico, per cui diciamo che abbiamo passato il testimone dalla tensione aurea 2011 di Bra alla tensione aurea 2012 di Faenza. Poi d'altronde a luglio si sono trovati i campionati di A2 a Oria, non poteva che farci visita il sindaco, no? Sì, infatti, e quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi il sindaco di Oria, Cosimo Pomarico. Ti invitiamo qui. Buonasera. A salutare i gruppi, il nostro sindaco, se non dico parole. Incontro fra numeri uno, e quindi a questo punto due parole anche dal sindaco fresco, organizzatore dei campionati di attenzione urgente. Sì, grazie. È vero, sto vivendo le stesse emozioni e la stessa tensione che abbiamo vissuto qualche mese fa in Oria organizzando il terzo campionato nazionale. Io porto i saluti a tutti da Oria, saluto la Federazione Nazionale, la sua presidente, i dirigenti, gli arbitri, saluto gli atleti, i gruppi e soprattutto i ragazzi che domani mattina daranno vita ad uno straordinario e spettacolare campionato nazionale come sanno fare loro, e lo fanno in una città straordinaria, Faenza, una città alla quale noi di Oria siamo particolarmente legati. Da anni abbiamo stretto un rapporto di grande amicizia e di profonda collaborazione non soltanto tra alcuni rioni delle due città, ma anche tra famiglie e ragazzi che hanno una particolare sensibilità rispetto a questi scambi culturali e sociali che avvengono appunto attraverso questi gruppi di svendolatori e musici. Ecco, noi siamo qui, abbiamo fatto un bel sacrificio venendo a Faenza per dividere con voi le emozioni che questo campionato e questi ragazzi sapranno dare in questi tre giorni di spettacolo, di cultura, di storia, di sport, di folklore, ma soprattutto per testimoniare loro la nostra gratitudine per quello che danno alla città, perché rappresentano una straordinaria risorsa di promozione dei territori e svolgono una importante funzione sociale. Se non ci fossero loro, quanti ragazzi avrebbero preso un'altra strada, forse sbagliata, creando problemi alle famiglie e problemi alla comunità? Grazie allora alla Federazione Nazionale, perché è grazie a loro se questa bella storia dei campionati nazionali degli svendolatori e musici continua da anni, e per il lavoro che stanno compiendo per tenerla in vita e per rafforzarla. Buon campionato a tutti, un abbraccio da Oria e vinto il migliore, grazie. E non dimentichiamo che il sindaco non sarà spettatore disinteressato, anche perché credo che seguirà con particolare apprensione e attenzione i suoi di Rione Plano. Mancano pochi minuti e tra poco saranno aperti i 32esimi giochi della
bandiera più di Faenza, ma ancora due momenti importanti. Mettiamo sul palco, lo è già Gianfranco Mainetti, rappresentante del Consiglio dei Dieci. Dobbiamo ricordare un grande personaggio della federazione, Michele Cretin, socio fondatore della FIS, scomparso due mesi fa, ne è stato anche presidente. E in questa occasione Gianfranco Mainetti, come dicevo, presidente del Consiglio dei Dieci, che è il massimo organo che sovrintende alla gara delle bandiere a Faenza, intende consegnare un ricordo a Ginevra Cretin, che è qui presente sul palco, figlia del compianto presidente e socio fondatore della FIS. E ricordo ovviamente in ceramica la figlia di Michele Cretin, grande personaggio della federazione. Volevo fare un saluto a tutti i gruppi qui presenti, che sono miei fratelli, da parte mia e di mio padre, e volevo ringraziare tutto il pubblico. E direi a questo punto che ci arriviamo al momento clou della serata. Invito le querine municipali a uno squillo. Nel frattempo chiamo il presidente della Federazione Italiana, Antonella Palumbo, qui al centro del palco per il discorso di apertura della 32esima edizione dei campionati italiani A1, attenzione Aura. Grazie. Innanzitutto fare un discorso in questa piazza, conoscere questo bellissimo dei ragazzi così che si sono sacrificati, perché molti vengono lontanissimo, è difficilissimo, avete un'emozione. Non so di soltanto Marco Malossi ce l'ha provato l'anno scorso, ma penso che non lo leggerò, perché ringraziamenti ormai l'hanno fatti tutti, siete stanchi, dovete andare a dormire perché domani dovete gareggiare. Quindi mi dispenso dal mio discorso, voglio solo ringraziare però quella persona che stasera non è presente qui, perché con me ha fortemente voluto questi campionati, ma fin dall'inizio della mia presidenza. E parlo della dottoressa Benedetta Diamanti, che in questo momento ha problemi di salute. L'unico ringraziamento fortissimo agli sbandieratori qui, che hanno prima di voi calcato questi campi, che hanno gareggiato in queste piazze. Io ringrazio soprattutto loro, perché se voi siete qui è grazie soprattutto a loro, a quelle che hanno fondato questa federazione. Il pregresso è tanto una cosa, ragazzi. Io associo sempre il canto degli italiani, l'inno di Mameli, alle bandiere. Quindi vi pregherei tutti quanti un attimo di attenzione, ma soprattutto di tenere in alto le bandiere delle vostre città, della vostra contrada, dei vostri gruppi. Dichiaro aperta la pensione Aura 2012. I 32esimi giochi pensione Aura 2012 di Faenza. Chiudiamo la serata con un momento importante. Sì, come in tutte le manifestazioni ufficiali che si rispettino, e come direbbero anche negli Stati Uniti, tutti in piedi, siete già in piedi, va bene, tutti in piedi per l'inno nazionale italiano, l'inno di Mameli, cantato dal tenore Fabiano Naldini. Guarderei, mi guarderei,
Ai volontari, agli oltre 50 milionari, associamoci il gruppo municipale per la mostra sulla storia delle bandiere a Elena Bandini e Carlo Tagnoli, alla Polizia Municipale, allo staff organizzativo con Marino Valdani, Gianfranco Mainetti, Paolo Roberti, Elena Bandini, Annalisa Poli, Paola Amiani, Barbara Benedetti, Lidia Lega, Mirko Cassinari e Orazio Fabri. In fondo, ma non in fondo, gli sponsor. Avis, con il presidente Carlo Casadio presente sul palco, la Banca di Credito Cooperativa Ravennate Imolese, presente sul palco, presidente del Comitato Locale di Faenza Paolo Caroli, la Caniro, il sindacato panificatori con commercio Asso Faenza, il passificio artigianale Daniele Musa, che tra l'altro questa sera nel ruolo di porta gonfalone del gruppo Fabbricatori e Musici di Faenza. E direi che è davvero tutto, si esce nell'ordine inverso all'entrata, seguirà solo uno squillo delle chiarine municipali, poi i gruppi usciranno, come ha sottolineato Rodolfo, seguendo l'ordine inverso di entrata, quindi il primo gruppo ad uscire sarà il gruppo di Faenza. Ricordo che è già visitabile domani la mostra Faenza, l'arte della bandiera, esposizione di immagini della rivoluzione dell'antico gioco a cura di Elena Bandini e Carlo Zanoni nel Salone delle Bandiere. Bene, ci dicono che c'è una variazione sull'ordine di uscita. Il primo gruppo ad uscire sarà il gruppo di Astri e gli altri a seguire. Bene, allora il saluto è a Borgo Sant'Anna di Astri, che lascia per primo la piazza del popolo a seguire gli altri, quindi nell'ordine che si era detto prima, a suo punto, credo. Esatto, giusto. Ok, quindi a sicurezza. Esatto, bene. Allora Totto Rassi si riparte con l'ordine che si conosceva, quindi escono Faenza, Volterra, Piacenza, Pescia, Ovia, Monte Sant'Anastasia, Medellino, Massa, Lugo, Forte dei Marmi, Ferrara, Topparo, Montagnano, Cava, Carovigno e Ascoli in un inverso l'entrata. Chiude il gruppo municipale. L'appuntamento è per domattina alle ore 9 in Piazza Rampi per l'inizio della gara di qualificazione del singolo, mentre alle 9:30